Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo queste cose molto semplici, costano molto poco e sono molto molto utili. Che cosa sono? Sono delle spugnette praticamente dure e dall'altra parte abbiamo un adesivo. A cosa servono? Praticamente li mettete sotto le braccia del vostro quadricottero, come potete notare li ho messi qua io. Questo fa sia da spazzatore per evitare di andare per esempio a sbattere questi LED contro la terra, contro qualcosa, sia per non fare certo cortocircuito, ovviamente si possono isolare, ma potete anche spaccare queste luci. Ecco, queste spugnette non servono solamente a questo, infatti questo si poteva implementare anche con quei triangoli che di carbonio come supporto che davano con la maggior parte dei frame dello ZMR, ma servono a qualcos'altro. Infatti la maggior parte delle volte che facciamo FPV e atterriamo violentemente, e questo, se va diciamo, questa botta va sul carbonio, si trasmette diciamo a tutti i nostri componenti, sia la telecamera, la PDB, i giroscopi, gli accelerometri, eccetera eccetera. Tutti questi componenti elettronici prendono questa botta e dopo un po' si potrebbero anche rovinare questi impatti violenti che facciamo molto molto spesso. Ecco, questi gommini alleviano questo impatto facendo durare di più i nostri componenti elettronici. Se vi piace questo video non dimenticate di cliccare sul tasto mi piace, e se lo trovate utile condividetelo con i vostri amici, e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti. Ovviamente se avete delle domande potete lasciarle giù nello spazio commenti. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.